Che fa? Consigliamo un bicchiere di moscato prima di procedere? Sì. Allora, Alice, per schiarire la voce abbiamo il moscato di Terracina, quindi vi consigliamo di consumarlo nel mentre che lui distribuisce gli strumenti musicali. Vai, si va avanti, si può lontanare, si apre il passaggio. Allora, vai, vai, procediamo. Il coro. Abbiamo distribuito già i testi. Chiedo un attimo dove sono i testi. Brava, ha preso uno facile, l'ha presa. I testi dove sono delle canzoni che ho stampato? Vediamo un po'. Siamo in fase preparatoria, fra un po' ci sarà un'esibizione. Ci servono i testi delle canzoni, ce la puoi dare anche adesso se vuole. Ci do quella? Sì, daccia, da là, abbiamo finito. Quanto? 10 euro. Vediamo sto strumento qua, come funziona questo? Ecco. Tu come funziona? Così? Questo. Vediamo un po'. Fai vedere a te come funziona sto coso. Difficile, tipo violino. Questo è difficile per te, è difficile. Questo. Facciamo una prova con questo. Vai, vai. Ritmo. Bene. Ah, questo è bello, c'è un bel suono. Siamo alla fase conclusiva della manifestazione. Non so dove stanno i testi delle canzoni che abbiamo ripreso da qualche parte. Ho stampati. E le canzoni dove stanno che ho stampato? I testi delle canzoni. Sai niente? Distribuisci. I testi delle canzoni servono, che dobbiamo, in cui si devono esibire. Abbiamo stampato 4 testi di canzone. Distribuisci. Vediamo. Va a vedere come funziona questo. Bellissimo. Come si chiama questo? La cucuma. Bellissimo. E questo come si chiama? Questo è il zucco di zu, questo è il classico proprio zucco di zu. E quest'altro che è? Un altro zucco di zu. Va bagnato. Se no non entra in sintonia. È tipo un'accordatura praticamente, giusto? A chi lo diamo lo zucco di zu? A uno che c'ha le braccia. Ah, questo è bellissimo. Gigi, quello è bellissimo. Abbiamo anche l'uva, chiudiamo in allegria. No, aspetta, adesso dobbiamo. Dai, dai, no.
Voi fate il coro che non c'avete lo strumento. Ah, ce l'hai lo strumento, maestro, lei ce l'ha lo strumento. Lei fa il coro. Poi faremo fare il ballerino anche. Bellissimo, bellissimo sto strumento. Oggi si chiude la mostra, vediamo, abbiamo fatto la fagiolata, la pettolata, hanno preparato l'uva. Vai, vai! Maestro, siamo pronti? Allora, se fate bravi, dopo cantate, ci mangiamo la frutta. Va bene. Se no, stasera andate scalzi. No, ci mettiamo noi. Allora, ci avete fognetto con la canzone scritta. Sì. Non dite che non ci vedete, l'ho stampato gigante su A3. Siamo pronti? Siamo operativi? Siamo pronti a fare che dobbiamo fare le prove, maestro? Allora facciamo Santo Mare. Allora, annuncia la prima canzone. Allora la prima canzone facciamo Santo Mare, la facciamo per come sciogli lingua, perché non è tanto da ragionare. Non è. Mangi semente zeriale. Mamma, il semente mi si piace tutto. Per il sciappato, perché? Io sono per il volo. Oh, perché dovevano suonare il basso, tu non ci stavano e poi andare a te. Lo so. Ok, allora gli strumenti sono tomato. E intona, facciamo una prova? Sì, dai. Allora, abbiamo sto microfono che purtroppo se gira. Va stretto qua, tutte ingranaggi misteriosi. Ecco questa qua, è questo che stringe la rotella. Ah, così. Prego maestro. Vai, vai, vai. Allora iniziamo con aria ma sangue. Silenzio per favore. Allora il tempo è aria ma pianta sangue mare, draghi che si porta, la cavalla è costa, silenzio fa. Basta così, io, è pure io. Pronti? Segniamo il tempo del maestro, te che dai. Allora, 1, 2, 3, pronti? Con più energia. Facciamo la gaina. La gaina. Ma io stavo andando e se ne è fuori. Si vergogna. Sono le canzoni della nostra tradizione, che si vergogna. Questo mica c'avevano i violini, i tamburi, non sono niente precisi. Usavano quello che c'avevano. In Africa come fanno a fare musica? Non è che c'hanno le tastiere o i violini e cosa, usano quello che si ritrovano. Così facevano i terracinesi, giusto? Vediamo il maestro. Ne abbiamo un nuovo componente dell'orchestra. Mi raccomando il tempo. Qual è il tempo, maestro? Il tempo è così.
Allora io dico la prima strofa, leggete, leggete, che parlare è sempre invece. Dice una gallina della sera che se faceva l'ova. E faceva l'ova. Poi si manda a stare. Libera basta così. A posto? Questa è la nostra parola. Iniziamo, leggete, è sempre quella. Pronto? Allora, due e tre. Canta, canta! E se mangiava l'ova di sera. Bene, che facciamo adesso? Adesso facciamo città d'incanto. Pronti? Intonate per terra, città d'incanto. Dai prima il ritmo e poi la seguiamo. Allora, il ritmo è terra. Terracina, una città di canto, che piace a tutti tanto, che piace a tutti tanto. Cantare di mano. Ma come si chiama? Grazie. Io vi saluto. Grazie per la pettolata. Grazie. Arrivederci. Sono i nostri fornitori di pettola ufficiale, hanno portato e fornito la pettola a tutti gli intervenuti alla manifestazione in questa fase finale. Va bene, Terracina città d'incanto, vai, con zucco di zucco. Vadi. Terracina una città d'incanto. Forza un po', canta! Canta, canta! Non fa niente! Mi
ti svegli, tu esci la mattina di un'ora e fai il giretto per la camminese, ti fai il giretto per la camminese e poi ti dici se ti senti bene. Cioè, serve il testo? Cioè, ne ho stampate una quintalata di testi e te manca proprio a te. Vabbè, ma lui che sta intonato, ma la sta facciamo. Ecco, diamo l'acqua al... Senza acqua non scorre. Moscato forse andava, suonava pure meglio. Allora, la riniziamo? Vai! Allora, abbiamo tornato il strumento davanti. Sentite i giovanotti di sto paese, noi siamo matticelli e catteroni, abbiamo pure un sacco di pretese, e pur di tante condizioni, sentite il giovanotti non parla torto, qui si sta bene pure come morto. Cina, bella città d'incanto, tutti quanto, che piace tutti quanto, terra Cina. Insomma, dai, per la prima volta va bene, dai. Che passiamo alla canzone top? Zito Mas. Concludiamo con Zito Mas. Zito Mas la teniamo, fa bene, perché quella è la canzone simbolo di tutta la... Ecco. Dai prima il ritmo, così. Zito Mas. Questa qua ci sta l'incanto, sì. Per cosa? Allora, Zito Mas. Zito Mas, tante lo sanno, ma tante non lo sanno, fa così. Zito Mas, lleva la cabana, se lleva, se lleva la cabana, e la fronda della canna, mezza la magna. Trotta, ci sta, chi dice trotta galoppa e chi dice frusta galana? Comunque, noi quale versione facciamo? Trotta galoppa? Trotta galoppa, noi facciamo questa qua. Trotta galoppa è più bella. A posto, allora ci siamo? Vadi. Se verde. Galoppa, tira gambo me.
L'appuntamento è per il prossimo anno. L'appuntamento è per il prossimo anno, però nell'intermezzo tra novembre e novembre prossimo facciamo sempre qualche cosa qua al centro. Più siamo meglio è. Conoscete amici, parenti, conoscenti, facciamo iscrivere qua al centro, non siamo anziani. Al centro non... Di Villa Tommassini. A Villa Tommassini. Precisiamo. Precisiamo. Dobbiamo fare le petizioni. Facciamo un applauso alla presidente di Brava! A Paolo Camillo, a tutti quelli che hanno partecipato, al professor Palella, al gruppo. Alla professoressa Lombini che ci ha parlato sia di Saracina con i libri, sia del piccolo Rapini. Al coro Alessia Mattei, uguale che ci ha illustrato qualche libro, ha fatto dei balletti e una scenetta. Al coro Mirice, il coro Mirice che l'altro giorno ha cantato delle bellissime canzoni della Cinese, che trovate su YouTube. L'hanno cantata in maniera seria, non come a noi così improvvisata. E poi chi c'è rimasto? Perroni con tutti. Perroni, sia con lo sketch che ho fatto io e Raff Mauro Don Carlo, poi la scenetta di Riccardo Miglia che sarebbe mio Paris figlio. Di Nella pure. Io e mio figlio, io e abbiamo fatto io e mia moglie la dichiarazione di Timmer, e poi il professor Palella e... A chi è che non ho detto che alza la mano? Paris, il cantante. Paris di Nella, Sandro Mangoni, Cittarelli, questa stasera. Massimo Masci. Cittarelli, Roberto Lavorò. E stasera io e Anna, cioè prima io e Anna. Stasera c'è stato il professor Palella, un applauso al professor Palella con il libro di Imperatori e Padre. A Santo Pezza, un bellissimo padre. Il nostro Pezza, mettici una pezza. Ci abbiamo messo una pezza stasera. Sono cose dalla diretta.
Professore, l'abbiamo ridetto, stiamo replicando, basta. Quelli collaboratori qua, le nostre figuranti. L'abbiamo detto, l'abbiamo citato, siete voi che non sentite. In questo caso è Gigino e Giulia. I danni sono due. E le veline. Le veline, le nostre veline. Le ragazze sono le veline. Allora concludiamo con lui e dolcetti, mettiamo un po' di musica e poi andate in bar. Concludiamo con un po' di uva e dolcetti, con la musica di Giannetti, Giannetti non è solo quelle delle foto che per chi si diciamo qualche soldo per il centro sono la pallettetta da 10 euro l'una, una di stampa, 2, 15 e 3, pensate, 15 euro. Si possono avere sia a colori e sia in bianco e nero, basta che uno fa ordinazione e noi lo diamo. Ripeto, a parte la mostra e la foto che ha fatto lui, ma lui fa operatore del microfono, fa il fonico, facciamo tutto, organizzazione, grafica, camera, sarete il figaro dell'associazione. Vabbè, non esageriamo, mangiamoci sta roba. Ma fate diventare rosso. Paolo di qua, Paolo di là, Paolo di qua, Paolo di là. Due braccia c'ho io. Esatto, va bene. Possiamo procedere a concludere con il cibo offerto gentilmente dall'associazione. Grazie a tutti, buona serata. Ciao.